amici i posti che vado. Da come avete capito ovviamente dal mio video di spiegazioni in volo, da oggi ci troviamo in questa magnifica città che è Praga. Praga è la capitale della Repubblica Ceca, che pur essendo un paese nell'Europa Unita, come moneta non utilizza l'euro, i soldi che si paga non sono l'euro, ma sono la corona ceca. Attenzione, perché quando dico moneta, non è solo la moneta, ma anche le banconote, cioè non c'è l'euro, non c'è più mai. Ecco, che cosa possiamo dire della Repubblica Ceca? Che è un posto bellissimo, ma un italiano che viene in vacanza qua potrebbe avere dei problemi con la lingua, in quanto fa talmente freddo che se ti fuori la lingua così potrebbe ghiacciarsi, quindi è un problema. In questo momento ci troviamo sul Ponte Carlo, che è uno dei luoghi simboli della città di Praga. Questo ponte, differentemente da tanti altri ponti, unisce una parte della città a un'altra. Questo ponte, come tutti sanno, sovrasta il fiume Danubio. Invece no, non è il fiume Danubio che bagna la città di Praga, ma è la Moldava. Attenzione a non confondere la Moldava fiume con una badante. Fino a qualche anno fa la Repubblica Ceca era un tutt'uno con la Repubblica Slovacca ed era una nazione chiamata Cecoslovacchia. Dopodiché Praga è rimasta la capitale della Repubblica Ceca, mentre nella Repubblica Slovacca no. Ora le due nazioni, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca, sembrano ritornare amiche, infatti sono ritornate amiche su Facebook. La città di Praga, nella sua architettura, comunque ha ancora delle influenze del periodo della Cecoslovacchia, dove il comunismo regnava sovrano. Come potete vedere, l'architettura risente del comunismo. E anche i visitatori che vengono nella città di Praga non possono non risentire degli influssi del comunismo sulla propria persona. Da Svidania.